tutti. Allora, oggi vi voglio proporre una, diciamo, rivisitazione, una ricetta di rivisitazione della pizza zucchine e gamberetti che ho fatto qualche giorno fa. Mi è piaciuta tantissimo, l'ho un po' modificata a modo mio e quindi oggi ve la voglio riproporre. Sono sicura che oggi non verrà bene come la prima volta, però l'importante è che io riesca a trasmettervi la mia idea. Praticamente ho aggiunto nell'impasto della pizza la spirulina. Allora, io ho provato questi due tipi di spirulina e ho quindi la mia, diciamo, idea. Questa è la spirulina, quella, diciamo, normale, quella verde, che che io trovo in un negozio bio online, quindi si trova facilmente, che ha comunque un odore e un sapore forti, che vanno comunque ad alterare un po' i sapori dei cibi. Quindi io questa la uso più che altro per le cose salate e quindi soprattutto piatti a base di verdure, quindi ci insaporisco magari le verdure utilizzandola al posto magari del sale, o comunque piatti a base di pesce, ci sta benissimo. Sia unita nella cottura sia magari aggiunta con un po' di olio a fine cottura, quindi proprio a naturale. Poi invece ho quest'altra blu, che questa ho trovato appunto su un sito australiano, poi comunque vi lascio il link qui del video che ho fatto, e questa dà un colore molto blu ai cibi, non ha sapore, non ha odore, quindi questa la trovo molto più adatta ad essere appunto utilizzata per i dolci, perché comunque gli dà un aspetto particolare. Anche un semplice, quindi yogurt e un semplice smoothie con la banana, diventa qualcosa di particolare. Quindi noi oggi andremo ad utilizzare per la nostra pizza la spirulina, questa qui normale verde. Ci sono delle dosi consigliate giornalmente, e cioè 0,5 grammi, quindi mezzo, quindi 0,5 grammi, sì, di spirulina. Mi stavo incartando con i conti, ma lasciamo perdere, quindi metà grammo praticamente, no? 0,5 grammi, sì, metà grammo, insomma, di spirulina ogni 10 kg di peso corporeo. Quindi io peso 40 kg, dovrei mangiarne al massimo 2 grammi al giorno, ma nella nostra pizza noi andremo ad aggiungere 3 grammi, perché mi piace vederla bella verde. Però insomma, sì, ci sono delle dosi consigliate, perché comunque è un concentrato, è un superfood, quindi è un concentrato di tantissime sostanze che fanno bene. Quindi io direi di iniziare con la nostra bella pizza. Allora, la ricetta che seguo io prevede 120 g di farina, io utilizzo quella tipo 0, mezzo cucchiaino di zucchero, poi io aggiungo mezza bustina di lievito, io utilizzo questo in polvere, mezzo cucchiaino di sale, ma a me piace il sale questo colorato e attualmente sto utilizzando questo rosso delle Hawaii, quindi aggiungo un po' così a caso il sale rosso, che tanto è un sale che non è molto salato, quindi insomma anche ci va un po' di più di mezzo cucchiaino, non fa nulla. Comunque questo, poi dobbiamo aggiungere un cucchiaio di olio, poi questa ricetta ve la metterò sotto anche, ve la scriverò sotto anche nell'info box, quindi un cucchiaio di olio, un po' di acqua e io la metto un po' giù, diciamo a caso, mi regolo un po' a occhio, diciamo, quindi un pochino di acqua e la nostra mitica spirulina. Questa è la spirulina, è una polvere verde, e io quindi ho aggiunto 3 grammi di spirulina, quindi credo di avere messo tutto, quindi zucchero, lievito, acqua, farina, olio, sale e ovviamente la nostra mitica spirulina, e a questo punto mescolo il tutto. Io all'inizio solitamente mescolo il tutto con il cucchiaio, impasto tutto in questo piatto perché comunque l'impasto è molto poco, quindi vedo se all'occorrenza mi serve l'acqua, e praticamente a mano che vado ad aggiungere acqua, comunque rendo l'impasto più
più morbido, mi diventa sempre più verde, e a me sta cosa della pizza verde piace tantissimo. Quindi ecco, io all'inizio sì, mescolo il tutto così e poi passo all'impasto classico a mano, e poi andremo a preparare il nostro condimento, perché io il condimento lo inizio a preparare proprio a inizio lievitazione pizza, perché così ha tempo un paio di ore per prepararsi. Ok, l'impasto è pronto, adesso lo copro con un panno umido e lo metto a lievitare in forno a 40 gradi per circa 2 orette. Ah, per quanto riguarda il condimento, in una ciotola metto un po' di olio, un bel po', insomma, un po' di olio, un pochino di aceto di mele, che io adoro, lo aggiungo a tantissime cose perché ha un gusto molto delicato, che però ha comunque quel un po' di acidino che comunque è piacevole poi al palato. Aggiungo anche un pochino del mio solito sale rosso, ma insomma sale va bene anche quello bianco, e una punta di peperoncino, un pochino di peperoncino macinato, questo per la quantità vedete voi, insomma, in base al peperoncino che avete, a quanto è piccante, perché nel mio caso basta veramente pochino, giusto una punta di cucchiaino. E ci vado ad aggiungere qui, per farli marinare, 100 g di gamberetti. Io purtroppo li ho fatti scongelare nel microonde, purtroppo ho solo gamberetti questi surgelati, non ho i gamberetti freschi, perché ovviamente con i gamberetti freschi sarebbe un'altra cosa, però devo dire che sono buoni lo stesso, mi piacciono lo stesso. E questa idea della marinatura mi è venuta guardando praticamente MasterChef, e quindi mi è venuto in mente appunto di lasciare marinare i gamberetti in questo intingolo per tutto il tempo della lievitazione della pizza. Ogni tanto li rigiro, li rimescolo, e devo dire che poi la differenza comunque si sente sulla pizza, invece appunto che aggiungerli così senza niente, insomma, proprio perché essendo poi anche scongelati so veramente senza sapore. E quindi niente, noi ci rivediamo tra un paio di ore, quando metteremo a cuocere la nostra pizza. È finito il tempo di lievitazione, e quindi intanto aggiungo una zucchina ai miei gamberetti. Quindi mescolo il tutto per far insaporire anche la zucchina. Intanto i gamberetti si sono praticamente quasi tipo lessati, quasi un po' cotti, e se vengono veramente buonissimi così. Quindi questo sarà tutto il condimento della pizza. Io non uso pomodoro, non uso mozzarella, prima di tutto perché il pomodoro non lo posso mangiare, e poi perché non adoro troppo la mozzarella, non mi piace troppo, la trovo inutile, e quindi io non la uso. Però se voi ce la volete aggiungere, aggiungetecela. Quindi adesso scopriamo la nostra pizza, se si è lievitata. Ok, la pizza è pronta. Adesso ungo la mia teglia e provo a dargli una forma. Soprattutto devo creare i bordi, perché devono comunque contenere il condimento, e compreso quindi anche tutto l'olietto, tutta la salsetta, perché vi assicuro che nonostante l'impasto, il condimento quindi sia bagnato, umido molto, però viene comunque croccante, almeno la prima volta mi è venuta croccante. Quindi questa è la nostra bella pizza morbida, devo dire, lievitata, guardate che bel verde spettacolare, e sono solo 3 grammi di spirulina. Quindi a questo punto proviamo a dargli una forma rotonda. Speriamo bene. Tanto io lo so che non verrà carina come la prima volta. La prima volta mi è venuta veramente spettacolare. Infatti ho postato anche la foto su Instagram, perché ero veramente orgogliosa della mia creazione. Che poi non so, magari non è nemmeno tutta sta gran novità, qualcun altro ha avuto la mia stessa idea, però io sinceramente non lo so.
a me è venuta spontaneamente, quindi la considero comunque una mia idea. E quindi niente, questa sarà la nostra bella pizza, che secondo me comunque non è una pizza da denigrare come in generale è denigrata la pizza, perché comunque il condimento che andremo a metterci è comunque un condimento molto light. Nell'impasto anche c'è giusto un goccio di olio, la farina non è nemmeno tantissima, perché io per me la faccio di questa quantità. Quindi la pizza è brutta, è venuta brutta, ma lo sapevo che tanto quando faccio il video succede comunque qualcosa che non va bene. Lo so, ormai tanto è sempre così, però vabbè, non fa niente. Quindi io cerco di farla anche abbastanza sottile. Quindi io direi che va bene, sento che più o meno lo spessore della base è uguale ovunque, quindi secondo me va bene. E quindi adesso ci mettiamo tutto il condimento fantastico. Speriamo che c'entri tutto. Quindi niente, ho messo già a preriscaldare anche il forno a 220 gradi e la faccio cuocere, ma non so di preciso il tempo, non so dirvelo, io mi regolo a occhio, la guardo, vedo un attimo se è cotta anche sotto e in base all'aspetto decido quindi se toglierla o meno dal forno, ma più o meno proprio a dirla, proprio a farla lunga, ce la tengo su 20 minuti credo, una cosa del genere. Sinceramente io non sono molto amante di numeri e cose varie, mi ci confondo abbastanza, quindi molto spesso vado proprio a occhio nelle cose che faccio. Quindi niente, ci metto anche tutto il sughetto con il mio bel peperoncino e quindi ci vediamo a fine cottura per farvi vedere com'è venuta e se è croccante. È il momento della verità e voilà, la mia pizza alla spirulina è pronta. Manca solo un pochino di olio. Ok, l'aspetto è brutto, lo so, però è davvero buona. Provare per credere. Quindi io spero che la mia ricetta vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. E ricordate che sotto trovate tutti i link per i miei social. Vi aspetto. Ciao e buon appetito!